E vabbè, tra le tante cose abbiamo anche, come dire, provato a immaginare una possibilità di intervento nuova rispetto a quel tanto che già si fa. Ecco, prima cosa che voglio ripetere anche a voi, questa è una città dove c'è una sinergia istituzionale che è assolutamente positiva, quindi non ci sono divergenze su quelli che sono gli obiettivi da raggiungere e sulle modalità con cui possono essere raggiunti. L'elemento in più che abbiamo condiviso, potremmo sperimentare anche qui, è quello di fare un piano particolare, straordinario per la zona Cascine, stazione e tratti di collegamento che sono la metropolitana, credo si chiami così, insomma, quel tranvia, e provare a sperimentare qualcosa che sia non più dare solo uomini e dare dei numeri, ma finalizzarli ad un progetto specifico. E quindi facendolo, perché questo si può fare già ovviamente con gli strumenti ordinari, ma insomma, prevedendo in maniera extraordine, diciamo così, faremo una cornice regolamentare del tutto, con probabilmente un provvedimento straordinario del prefetto che in qualche modo darà i codici, darà le regole alle forze di polizia, non solo per applicare la legge in caso di commissione di reati, ma anche insomma, per bonificare proprio dalla presenza di queste persone che già di per sé talvolta viene denunziata dai cittadini come preoccupante per la sicurezza. Ecco, questo in grandi. Quindi nei prossimi giorni ci lavoriamo, definiremo il contenuto di queste ordinanze, valuteremo l'applicabilità delle stesse e quindi il numero di uomini. Noi già nei prossimi giorni destiniamo qui alcune decine di unità di personale, per esempio l'Arma dei Carabinieri manda dal 1 ottobre, che è domani, un contingente di 25 uomini del battaglione da dedicare proprio a queste attività, più o meno per 3 mesi, vabbè, con delle modalità insomma, di giorni alternati. La stessa cosa faremo con la Polizia di Stato, con l'uscita dai corsi ormai imminenti, dai corsi di formazione degli allievi agenti, e la stessa Arma dei Carabinieri ha in uscita diverse migliaia di uomini dai corsi di formazione per gli operatori di primo ingresso. Tutto questo accompagneremo con l'attuazione di questo progetto, di questa ordinanza, con delle risorse dedicate.